uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili, prestate la massima attenzione al messaggio della salvezza che è in Cristo Gesù che sto per trasmettervi da parte di Dio. La Bibbia, che è la parola di Dio, afferma in maniera inequivocabile e estremamente chiara così: che gli empi se ne andranno al soggiorno dei morti. Dunque, ciò che aspetta gli empi dopo la morte è un luogo che si chiama soggiorno dei morti. Chi sono gli empi innanzitutto? Gli empi sono i peccatori, coloro che vivono lontano da Dio, che sono schiavi del peccato. E quindi, essendo che sono schiavi del peccato, sono nemici di Dio. L'ira di Dio è sopra di loro. Ecco dunque che cosa la Bibbia ci fa sapere: che la loro sorte è quella di andare dopo la morte in un luogo che si chiama soggiorno dei morti. Che luogo è il soggiorno dei morti? In ebraico questo luogo si chiama Sheol, in greco si chiama Hades, e indica la dimora degli empi, dei peccatori, delle loro anime, quindi, tra la morte e la resurrezione, perché anche gli empi un giorno risorgeranno. Risorgeranno in risurrezione di condanna per essere giudicati da Dio e scaraventati nel fuoco eterno. Ma mi voglio soffermare su questo luogo che appunto si chiama Hades, che è stato tradotto soggiorno dei morti, o meglio, nell'Antico Testamento il termine ebraico Sheol è stato tradotto soggiorno dei morti, perché è di fondamentale importanza che voi sappiate, voi che ancora siete schiavi del peccato, che cosa vi aspetta dopo la morte, affinché siate inescusabili, affinché non vi illudiate. Io questo ve lo faccio sapere da parte di Dio, e per farvi capire questo luogo in che cosa consiste, di che cosa si tratta, nella pratica, proprio in termini pratici, come si sta in questo luogo, come stanno le anime in questo luogo, in questo preciso momento, perché in questo preciso momento, proprio mentre io vi sto parlando, ci sono tantissime anime proprio nel soggiorno dei morti, e sono le anime degli empi. E allora vediamo quello che ha raccontato Gesù Cristo, il Figlio di Dio, a proposito di questo luogo, chiamato in greco Hades. Disse Gesù: or v'era un uomo ricco, il quale vestiva porpora e bisso, ed ogni giorno godeva splendidamente. V'era un pover'uomo chiamato Lazzaro, che giaceva alla porta di lui, pieno d'ulceri, e bramoso di sfamarsi con le briciole che cadevano dalla tavola del ricco. Anzi, perfino venivano i cani a leccargli le ulceri. Ora avvenne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno d'Abramo. Morì anche il ricco e fu seppellito. E nell'Ades, essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno, ed esclamò: Padre Abramo, abbi pietà di me, e manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua, perché sono tormentato in questa fiamma. Ma Abramo disse: figliuolo, ricordati che tu ricevesti i tuoi beni in vita tua e che Lazzaro similmente ricevette i mali. Ma ora qui egli è consolato e tu sei tormentato. E oltre a tutto questo, fra noi e voi è posta una gran voragine, perché quelli che vorrebbero passare di qui a voi non possono, né di là si passi da noi. Ed egli disse: ti prego dunque, o padre, che tu lo mandi a casa di mio padre, perché ho 5 fratelli, affinché attesti loro queste cose, onde non abbiano anch'essi a venire in questo luogo di tormento. Abramo disse: hanno Mosè i profeti, ascoltino quelli.
Ed egli: no, padre Abramo, ma se uno va al luogo dei morti si ravvederanno. Ma Abramo rispose: se non ascoltano Mosè e i profeti, non si lasceranno persuadere, neppure se uno dei morti risuscitasse. Dunque, da questa storia che ha raccontato Gesù si evince un concetto molto semplice, una cosa molto chiara, che l'Hades è un luogo di tormento. Lo ripeto, l'Hades è un luogo di tormento. Perché è un luogo di tormento? Perché in questo luogo c'è un fuoco, c'è il fuoco. È un fuoco non attizzato da mano d'uomo, ma è pur sempre fuoco, un vero fuoco. Badate bene che si tratta di vero fuoco. Ecco perché appunto questo luogo fu chiamato dallo stesso ricco che si trovava in quel luogo, luogo di tormento. Quel ricco era un empio e, vedete, la scrittura si è adempiuta, perché la scrittura è la parola di Dio. Se la Bibbia dice che gli empi se ne andranno al soggiorno dei morti, così è scritto e così avviene. E vedete, questa storia raccontata da Gesù conferma pienamente che gli empi scendono nel soggiorno dei morti. Dunque il soggiorno dei morti, quando i peccatori muoiono, apre la sua bocca e inghiottisce gli empi, le anime degli empi. Dunque, voi che mi ascoltate, peccatori, prestate molta attenzione, perché l'inferno non è una favola, non è frutto della mitologia antica, non è una nostra invenzione nella maniera più assoluta. L'inferno, che è il termine che noi usiamo per indicare questo luogo, appunto chiamato in greco Hades e in ebraico Sheol, l'inferno è un luogo reale, estremamente reale. Com'è reale il mondo, questo mondo in cui viviamo, così altrettanto reale il soggiorno dei morti, che noi non vediamo però con questi occhi. In questo preciso momento, mentre io vi sto parlando e voi mi state ascoltando, dovete sapere che in questo luogo di tormento chiamato Hades ci sono pianti, ci sono grida, prodotti del tormento, appunto, che il fuoco produce in questo luogo. Quindi, vedete quello che vi aspetta? Vedete il luogo che vi aspetta? Che luogo terrificante! Che luogo veramente brutto, estremamente brutto, che vi aspetta. E perché siete diretti in quel luogo? Perché siete dei peccatori, perché avete peccato, avete trasgredito la legge di Dio, perché siete nemici di Dio, e l'ira di Dio è sopra di voi. Ma vi annunzio la buona notizia relativa al regno di Dio, che il Dio vivente e vero, il creatore di tutte le cose, nella pienezza dei tempi, ha mandato in questo mondo il suo unigenito figliuolo per compiere la propiziazione dei nostri peccati. In che maniera? Morendo, facendo sì che egli morisse sulla croce per i nostri peccati e che risuscitasse il terzo giorno, a cagione della nostra giustificazione. E dunque, ora, chiunque crede in Gesù Cristo, il Figlio di Dio, riceve la remissione dei peccati e la vita eterna. E dunque, mediante la fede, scampa per la grazia
di Dio, dico per la grazia di Dio, alle fiamme dell'inferno. Però dovete sapere questo, che questa è la buona notizia, ma chiaramente voi vi dovete ravvedere dei vostri peccati. Sì, vi dovete ravvedere dei vostri peccati e credere in questa buona notizia, cioè nel sacrificio espiatorio di Gesù. Dovete credere in questo sacrificio se volete essere perdonati e scampare in questa maniera alle fiamme dell'inferno. Altrimenti, ripeto, altrimenti, quando morirete, per voi non ci sarà più speranza di salvezza. Non importa, non importa a quale religione voi apparteniate, quando anche voi foste, attenzione, mi rivolgo a voi figli di credenti che andate in comunità, badate bene che anche voi figli di credenti evangelici, che non siete ancora salvati, guardate che anche voi siete diretti in questo luogo di tormento. Quindi non importa proprio niente qual è la religione a cui voi dite di appartenere. Se voi non vi siete ravveduti, e non avete creduto nel Signore Gesù Cristo, ciò che vi aspetta è il fuoco del soggiorno dei morti. È il fuoco del soggiorno dei morti. Quindi vi aspetta il tormento, vi aspetta il pianto e lo stridore dei denti. Non illudetevi, non illudetevi, non potete trovare, una volta dopo morti, non potete trovare salvezza in nessuna maniera, no? In nessuna maniera, perché è questo, è il tempo accettevole, oggi è il giorno della salvezza. State molto attenti, perché la vita è breve, molto breve, veramente molto breve, e può finire da un momento all'altro. Quindi, se voi doveste morire nei vostri peccati, cioè in questo preciso momento, in questa situazione spirituale, condizione spirituale in cui voi vi trovate, dovete sapere questo, che vi aspetta l'inferno. Dunque, che farete? Che farete? Il mio desiderio è che voi vi ravvediate e crediate nel Signore Gesù Cristo. Perché il desiderio dei giusti è il bene soltanto, noi desideriamo il bene del prossimo. Ecco perché vi annunzio l'Evangelo di Cristo Gesù, senza lusingarvi in alcuna maniera, perché se vi lusingassi vi tenderei una rete davanti ai piedi, e non ho quindi nessuna intenzione di lusingarvi. Vi annuncio quello che è scritto, così come è scritto, affinché voi peccatori vi ravvediate e, credendo nel Signore Gesù Cristo, otteniate il perdono dei vostri peccati e la vita eterna. Per cui, quando morirete voi, una volta che vi siete ravveduti, avete creduto nel Signore Gesù Cristo, perseverando poi fino alla fine della fede, è chiaro che quando morirete non andrete in un luogo di tormento, ma andrete in un luogo di conforto, chiamato paradiso, che si trova in cielo, nei luoghi altissimi, ed è un luogo meraviglioso, un luogo glorioso, dove appunto si viene riuniti con i santi del passato. Dunque, questo è il messaggio che ho voluto trasmettervi oggi. Vi ho voluto far sapere che cosa vi aspetta dopo la morte. Vi aspetta il soggiorno dei morti, l'inferno, ma vi ho anche detto che cosa dovete fare per scampare, per essere salvati dal peccato e scampare alle fiamme dell'inferno. Vi dovete ravvedere dei vostri peccati e credere nel Signore Gesù Cristo, ossia dovete credere che Gesù Cristo, il Figlio di Dio, lo ripeto, è morto sulla croce per i nostri peccati, quindi carico delle nostre iniquità, che fu seppellito e che il terzo giorno risuscitò dai morti a cagione della nostra giustificazione. Chi ha orecchi da udire, oda.